Che partita, ragazzi, abbiamo potuto vedere questa sera. Juventus 2, Tottenham 2. La Juventus veramente ha fatto un'ottima partita, nonostante aveva molti assenti come Dybala, Cuadrado, Matuidi, Sainer, Barzagli. Si è saputo difendere. Comunque passa subito in vantaggio con un Higuain meraviglioso. Un tiro al volo su uno schema della Juve, secondo me meraviglioso. Incrociato, molto difficile da pararla, anche se Llorente poteva far molto di più. Ancora Higuain, perché subito dopo calcio di rigore sicuramente giustissimo, e se Higuain non sbaglia la mette all'angolino, la tocca Llorente, anche quest'altra non può far niente. Che cosa succede, ragazzi? Subito reazione del Tottenham, arrivando si chiude come sempre, per vantaggio si chiude, e infatti arriva il primo gol del Tottenham. Veramente gol di Kane, si smarca il portiere Buffon, lì non poteva fare niente perché appunto se Buffon lo buttava giù Kane era sicuramente rosso e calcio di rigore, quindi ha fatto bene a subire gol. Ragazzi, qua la Juventus non ha sfruttato un calcio di rigore, che gli era capitato ancora un altro calcio di rigore, non l'ha sfruttato. Higuain di potenza, di collo, l'aveva sparato. Secondo me non doveva andare Higuain, doveva andare un altro giocatore, perché appunto è sempre difficile fare due gol sul rigore sempre con lo stesso giocatore, sempre lo stesso portiere. Quindi secondo me dovevano alternarsi i giocatori a tirare un calcio di rigore. Dopo quel rigore sbagliato a fine primo tempo, ragazzi, la Juventus ha perso coraggio, invece il Tottenham l'ha guadagnato. Infatti si è visto, il Tottenham alla fine ha fatto un gol su calcio di punizione. Buffon non so come cazzo ha fatto a mettere quella barriera in quel modo male, però alla fine Buffon non ha potuto fare niente. La barriera l'ha messa malissimo, non puoi subire gol sotto palo. Buffon veramente molto colpevole. Ragazzi, secondo me se Higuain avesse fatto quel gol sul rigore, la partita sicuramente sarebbe cambiata, perché appunto con un 3-1 un Tottenham cerca sicuramente di fare un gol, si scopre, tu riparti in contropiede. Higuain è stato veramente molto ingenuo, voleva fare tripletta, purtroppo non ha fatto niente. Comunque si diceva tra Higuain e Kane, alla fine partita, ragazzi, veramente è per tutti e due, perché entrambi hanno fatto gol. Anche se Higuain ha fatti due, però ha sbagliato il rigore, quindi come se ne avesse fatto uno, e Kane ne ha fatto uno. Kane, il gol più bello tra Kane e Higuain, secondo me l'ha fatto Higuain, quello al volo incrociato. Adesso per la Juve si complica molto la faccenda, perché il Tottenham ha fatto due gol fuori casa con 1-0-0 al ritorno, passa il Tottenham. Se il Tottenham dovesse fare almeno un gol, la Juventus ne deve fare almeno due. La Juventus non può pareggiare a meno che non pareggi 3-3, quindi è veramente molto difficile per la Juventus. Il Tottenham è avvantaggiato. Dunque, ragazzi, questo post partita che mi avete chiesto su Instagram, se non mi seguite andatemi a seguire, paimet-x, finisce qui. Fatemi sapere la vostra, se chi ha giocato meglio tra Higuain e Kane. Higuain veramente, a parte il rigore sbagliato, ha giocato una partita meravigliosa, strepitosa. Un Higuain così lo vediamo poche volte in stagione. Comunque, partita veramente bella da vedere. Adesso tutto, si deciderà tutto al ritorno. Dunque, vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Se vi siete persi l'ultimo video, lascio qui sotto il link in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video e bella.